Ciao, sono sempre Stefano Di Benedetto, il master trainer del corso Memo System. L'altra volta nella prima lezione avevamo visto un paio di esercizi di allenamento neurologico. Il programma di allenamento continua. Questa volta voglio insegnarti altri due esercizi. Anche questi esercizi sono stati elaborati da personale addetto per sviluppare la funzionalità di integrazione degli emisferi cerebrali, quindi per quello che ci interessa, per la funzione mnemonica. Iniziamo da uno semplice. Devi intrecciare le dita in questo modo. Ok? Ci sono, se tu fai questo esercizio assieme ad altri 4-5 componenti della tua famiglia, tuoi amici, noterai che non tutti intrecciano le mani nello stesso modo. In questo caso, se noti, il mio mignolo esterno è quello della mano destra, quella senza orologio. Viceversa, ci sono delle persone che quando intrecciano le mani le intrecciano nell'altro modo, cioè con il mignolo esterno della mano del braccio sinistro, quella con l'orologio. Non è che un movimento sia sbagliato e l'altro giusto, è semplicemente che ciascuno tende a fare il movimento per lui più comodo. Allora, tu per risvegliare una grande quantità di neuroni, cosa necessaria per iniziare in maniera vincente il corso di memoria, devi a occhi chiusi passare da un intreccio all'altro senza che si scontrino i polpastrelli. Ok? È molto semplice. Così. Questo è un esercizio che tu devi fare 1-2 minuti al giorno. Ok? L'altra volta avevamo visto il gioco di Stanley Ollio, avevamo visto il gioco del vigile. Adesso, oltre al gioco dell'intreccio, te ne propongo un altro. Questo è un pochino più complesso, però devo dire che quando riuscirai a farlo, risveglierai veramente qualche milione di neurone nel tuo cervello. L'ho chiamato il gioco della parrucchiera. Perché? Perché il movimento che tu devi fare è un movimento di questo tipo. Guardami. Devi ruotare le tue braccia, una in senso orario e una in senso antiorario. Te la faccio vedere di profilo così forse si capisce meglio. Vediamo. Vedi? Con un braccio operi un movimento circolare in questo senso, con l'altro in avanti, quindi partendo contemporaneamente è così. Perché l'ho chiamato il gioco della parrucchiera? Perché immagina di essere in piedi e devi lavare i capelli ad un tuo amico o a una tua amica. Con questa mano tu devi immaginare di fare tutto il giro della sua testa e di pettinare i capelli all'indietro. Con quest'altra mano fai sempre il giro della testa, ma gli pettini i capelli in avanti. Quindi questi sono i due movimenti. Con una mano glieli pettini in avanti, con l'altra glieli pettini indietro. Ti faccio vedere di solito gli errori che commettono le persone quando fanno questo programma di allenamento neurologico. Fanno o un movimento di questo genere, ok, dove in realtà pettinano con tutte e due le mani i capelli all'indietro, oppure fanno questo movimento dove pettinano i capelli della persona immaginaria solo in avanti. In realtà è così. E quando riesci a fare questo movimento, arrivato qui, cambi e puoi invertire. Ok? 1 e 2. È un esercizio sufficientemente complesso per lasciarti qualche giorno prima di poterti mandare la lezione successiva. Divertiti a farlo insieme ad altre persone, perché noterai che ci sono, come in tutti gli altri esercizi e giochi, alcuni che riescono molto più facilmente di altri. In realtà noi dobbiamo riuscire a trovare gli esercizi che non ti riescono facilmente, perché solamente grazie a quegli esercizi tu riesci a risvegliare dei neuroni che di solito stanno dormendo. Ok? Per cui buon lavoro e buon allenamento. Alla prossima!